L'industria propone a noi chirurghi plastici continuamente delle novità. E io da sempre ho questo grande desiderio di importare le novità nel mio armamentario chirurgico, laddove queste però sono efficaci. Ora, non tutto quello che è nuovo per sé è buono. Sicuramente quello che è buono prima o poi è stato nuovo e quindi bisogna avere una mente aperta e poterle ascoltare tutte le voci, chiaramente scegliere solo quella che ci sembra efficace. Bene, nel 2010 riteniamo che la novità nel campo della liposcultura chirurgica sia l'uso della radiofrequenza. È entrato in attività un macchinario che associa all'aspirazione nel medesimo gesto, col medesimo strumento, l'azione delle radiofrequenze. Quindi la cannula interna ha in parallelo un emettitore di radiofrequenza che scalda i tessuti tra la cannula che aspira e il trasduttore che è esterno. Quindi è una sorta di pinza. Io faccio scivolare sopra e sotto la cute questo strumento che aspira e produce riscaldamento del tessuto. Qual è l'azione? L'azione è quella non solo di ridurre il grasso, ma anche di far contrarre i tessuti, quindi di ridare elasticità al tessuto stesso. Sono ormai diversi anni che le radiofrequenze vengono utilizzate in medicina estetica per aumentare l'elasticità e ridare consistenza ai tessuti invecchiati. Questa è la prima applicazione sul corpo in associazione alla lipoaspirazione o liposcultura. Bene, riteniamo che questa metodica sia estremamente promettente e debba avere la nostra attenzione.